Ormai è nata questa amicizia tra l'Aquila e Matera, le croci che Laura Caliendo ha realizzato fino al 2018 sono state in mostra da voi, un'amicizia bella soprattutto poi perché c'è di mezzo la perdonanza, Papa Celestino e il suo messaggio. Quanto è attuale e quanto piacere lei ha oggi nell'aver ricambiato la visita? Ma diciamo che per me intanto è un ritorno piacevole qui all'Aquila. Perché non venivo dalla tragedia del terremoto. Sono sempre venuto all'Aquila, sono sempre venuto volentieri in questa città, nel territorio, soprattutto a Onna, dove trascorrevo le mie vacanze. E quindi sono ritornato con una certa emozione e quando mi è stata manifestata questa possibilità di fare la mostra a Matera delle croci, non ho esitato un attimo, anche perché conoscendo bene il senso e il significato della perdonanza e quindi di Celestino V, non potevo non accogliere una tale proposta e creare un ponte umano, culturale e spirituale tra la città di Matera e la città dell'Aquila, perché soprattutto in questo decennale che ricorda il terremoto, noi a Matera stiamo vivendo un momento magico, è il momento in cui siamo passati dagli anni 50 in cui era la vergogna d'Italia, adesso a capitale europea della cultura, oltre che essere luogo patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO. Quindi voglio dire, così come è risuscitata Matera, anche l'Aquila sta risuscitando piano piano, ma mi rendo conto, come dicevo prima, che ci sono da ricostruire soprattutto gli animi degli aquilani e c'è soprattutto da rimettere in sesto tutto quel dolore e quelle ferite che si porteranno coloro che l'hanno vissuto in prima persona. E anche, se vuole, anch'io in un modo indiretto, perché molte delle vittime, soprattutto di Onna, io le conoscevo personalmente.